questi fantomatici detrattori della città di Aversa, che sostengono ancora una volta che la città di Aversa è in uno stato di abbandono e di degrado. A questi signori spiego e dico con forza che l'amministrazione di Aversa è attiva 24 ore su 24 sul territorio comunale per sopperire a tutte quelle carenze, a tutte quelle anomalie rappresentate da disfunzioni generali. Piazza Vittorio Emanuele, la devono smettere di dire che è lasciata al degrado. Non è affatto vero. La puliamo ogni 15 giorni, la fontana e tutto quanto. Il problema è di un'inciviltà diffusa per quanto riguarda questa piazza in particolare, dove il sindaco ha messo nero su bianco e ha chiesto al comandante polizia municipale di tenere una postazione di vigili urbani fissa a piazza Vittorio Emanuele, così, e quindi devono andare da via Diaz a piazza Municipio, piazza Dondiano, così come l'ho chiesto per tutto il tratto di via Roma che va dal Boschetto fino a via Gaetano Andreozzi. Sono queste le attività che stiamo mettendo in essere. Oggi c'è un sopralluogo al Parco Pozzi, perché se ci sono state delle anomalie e delle disfunzioni, noi stiamo provvedendo a rimediare. È chiaro che abbiamo bisogno di interventi tecnici, tutto quanto eccetera, però la gente la deve smettere di dire, ci stanno la documentazione, che l'evento che si è svolto a Parco Pozzi è stato un evento disastroso per il parco. Intanto i gazebi sono stati allocati lungo le strade asfaltate e non hanno lasciato assolutamente, così come sostiene qualcuno, immondizio quant'altro. E se qualche danno è stato causato a qualche corto o a qualche altro elemento del Parco Pozzi, questi dovranno provvedere a metterlo a sistemarlo, è sicuro. Per quanto mi riguarda c'è il sopralluogo a Parco Pozzi, per quanto mi riguarda gli standard sono sotto la nostra preoccupazione, sotto la nostra attenzione, e di ieri mattina il sopralluogo fatto a Via Galilei, dove qualcheduno dice in anticipo quali sono i nostri programmi a qualcuno della minoranza, e questo si fa bello divulgando la notizia sui giornali. Andate stamattina a Via Galilei, gli standard sono stati puliti, a regola d'arte. Ma quello che lei sta dicendo in questo momento, ho l'impressione di capire che qualcuno dice in anticipo. Benissimo, quello che è la programmazione prima che voi andate a pulire. Esattamente, facendo credere alla città che loro denunciano anomalie, disfunzioni, e noi ripariamo. Abbiamo una programmazione su tutti gli standard di Aversa, stiamo procedendo con programmazione, così come per la cura del verde, ed è inutile dire e continuare a diffamare o a dare notizie false su quella che è la manutenzione degli standard del verde ad Aversa, perché lo teniamo programmato. Vi invito ad andare a vedere via Filippo Saporito, vi invito ad andare a vedere via Salvatore Di Giacomo, che l'altro ieri era già stato tagliato il verde, credo meno di un mese fa. L'altro ieri, fino a ieri, hanno sistemato tutto quel verde. Andate a verificare se diciamo inesattezze o dimostriamo nei fatti che noi siamo presenti sul territorio. Parco Pozzi ha bisogno del sistema di irrigazione funzionante. C'è un sopralluogo stamattina, stanno provvedendo anche a questo. Cioè il sindaco è una persona abituata a confrontarsi con i cittadini, a subire le critiche costruttive e a mettere in essere immediatamente tutto quello che sono gli aggiusti per poter intervenire. Cimitero di Aversa, non parlano più perché sanno benissimo che abbiamo dedicato una persona del verde all'interno del cimitero, che ci deve fare questo quotidianamente, deve tenere il cimitero in uno stato di decoro continuo, permanente. Standard, lo standard vicino a Parco San Paolo, non era mai stata tagliata l'erba, nulla eccetera. Noi l'abbiamo fatto, c'è ancora qualche residuo di tronchi da portare via, sta provvedendo l'azienda a farlo. Ho visto che avete inserito pure dei paletti per non far entrare le macchine, perché ci andavano ad amoreggiare e tutto quanto eccetera. Ma stiamo facendo un'altra cosa ben più significativa. Ci è arrivata una denuncia dai residenti di via Edoardo De Filippo, relativa a un nostro standard, dove abbiamo trovato alberi purtroppo secchi non recuperabili, aghi di pino a terra alti più di un metro, dove poteva scoppiare un incendio da un momento all'altro. Ci siamo preoccupati di andare a fare un sopralluogo, la nostra azienda, il nostro personale sta lavorando su quello standard e i residenti tutti i giorni vanno a verificare il lavoro che stanno facendo. Stiamo eliminando un pericolo certo. Vedete ai residenti di quella zona, se queste sono le cose che fa l'amministrazione, al di là dei grossi progetti, delle grosse progettualità, perché rispetto alle grosse progettualità, se permettete, stiamo intercettando e portando ad Aversa finanziamenti cospicui. Stiamo facendo delle cose per quanto mi riguarda egregie, recupereremo il chiosco che sta a Piazza Principe Amedeo, come recupereremo il verde che sta a Piazza Principe Amedeo. È normale, tutto assieme non possiamo fare. Il personale è quello che è,
l'economia è quella che è, però nonostante questo il sacrificio dei politici aversani, del dipendente aversani, degli operatori in questo settore sono tanti, lo stiamo facendo tutti i giorni. La minoranza dice che non è quello il mio ruolo. Il mio ruolo è anche questo, alzarmi alle 6 e verificare se oggi stanno facendo lo spurgo nella città di Aversa, perché noi li controlleremo e se devono essere sanzionati li sanzioneremo senza esclusione di colpa. Queste sono le cose vere. Adesso ci stiamo interessando del campo sportivo e di stamattina una riunione che faremo al comune, perché lo abbiamo dato come disponibilità alla Aversa Normanna per far disputare il campionato. È chiaro che il campo sportivo e soprattutto il campo di gioco deve essere lasciato in una condizione di agibilità per poter disputare le partite. Oggi c'è un poco di erba alta, stiamo riunendoci stamattina per sopperire a questa carenza. Faremo tagliare l'erba, faremo irrigare il campo, faremo mettere a regime e quindi in condizione di agibilità, che già c'è l'agibilità, i servizi che stanno all'interno del parco del campo sportivo. Parco Balsamo. Campo sportivo, una nuova convenzione? O no, nessuna convenzione, abbiamo dato solo la disponibilità a far disputare il campionato, punto. Adesso procederemo a una manifestazione di interesse, per quanto riguarda il campo sportivo e poi andremo avanti. Però la piazza deve essere tenuta sotto continua osservazione e deve essere curata la manutenzione del verde, della fontana. Erano oltre 3 anni che non si vedeva la fontana zampillare, oltre 3 anni, e voi ne siete, potete darcene atto. La fontana oggi ritorna a zampillare, ritorna a zampillare con uno zampillo ridotto. Oggi è di stamattina l'incontro con la ditta che tiene in cura i motori, l'impianto elettrico per quanto riguarda la fontana, per chiedergli di intervenire e farla zampillare così come merita. Questi sono gli interventi che sta facendo l'amministrazione. Parlando di Piazza, quanto riguarda la Cassa Armonica, da tempo sotto l'attenzione. Allora, dovete sapere che stanno partendo, perché partiranno adesso a giorni, i lavori dei sagrati delle chiese. La Cassa Armonica fa parte di quel lavoro, la Cassa Armonica sarà immediatamente attenzionata a questi lavori. Quindi, recupero della Cassa Armonica. I lavori stanno partendo, abbiamo avuto il nulla osta dalla sovrintendenza ad operare prima per i sagrati e poi per l'edificio ex liceo artistico, giusto per capirci, praticamente i lavori partiranno a giorno, che praticamente se vogliamo intervenire su tutta quella che è la pavimentazione, sulle strade, sulle piazze di Aversa, in un momento in cui non sono aperte le scuole, per non creare disagio agli studenti. Vi posso garantire un'altra cosa. Segnalazione orizzontale delle strade per quanto riguarda la viabilità, tutto quanto eccetera. Bene, stiamo procedendo per rifare e ripitturare tutte le strisce passaggi pedonali, tutte le mezzerie delle strade, tutto quello che è necessario fare. La pittura pare che sia arrivata finalmente, ma oltre a questo stiamo facendo un'altra operazione. Laddove in alcune strade completate da poco meno di un anno, va bene, è scomparsa la segnaletica orizzontale, ho preteso dagli uffici di contattare le imprese che hanno realizzato quei lavori e di rifar fare quelle opere, perché non è possibile che si faccia una segnaletica che dopo un mese scompare. La devono fare loro, quindi a costo zero per il cittadino. Sono queste le cose che ci preme sottolineare per la città. Non si sta all'esterno, ebbene, lo sapete stamattina. Parco Balsamo. Dell'altro ieri è il nostro intervento a Parco Basso, sono stato sul posto con il consigliere Francesco Di Virgilio. Abbiamo fatto intervenire ieri l'azienda, purtroppo ancora una volta in civiltà sono state asportate le porte, sono stati rotti gli igienici che abbiamo fatto togliere, abbiamo fatto accantonare e stiamo facendo portare via. Sostituiremo gli igienici, metteremo le porte, però stiamo pensando bene ad affidare il Parco Balsamo a delle società, delle associazioni, per far sì che ci diano un contributo per sorvegliarlo, per mantenerlo, ma se necessario lo chiuderemo a determinate ore. E tutto quello che è successo per lo spaccio e quant'altro, sono state anche nostre segnalazioni fatte alle forze dell'ordine per quanto riguarda questa cosa. Non è che siamo silenti e inermi rispetto a certe situazioni, siamo perfettamente coscienti che bisogna intervenire contro l'illegalità diffusa e di questo ci facciamo carico. Non abbiamo preoccupazione di nessuno. Noi combatteremo l'illegalità diffusa, noi combatteremo i parcheggiatori abusivi. Quando il segretario del PD
dice che abbiamo ripristinato la legalità mettendo le mani nelle tasche dei cittadini avversari, dice una grossa balzanata, dimostra di essere in uno stato confusionale notevole, perché quel parcheggio è un parcheggio a pagamento e se abbiamo inserito di ausiliare a fare un servizio straordinario da una certa ora fino a mezzanotte, significa che i cittadini possono andare tranquillamente lì a parcheggiare pagando una cifra irrisoria e non riconoscendo la tangente agli abusi. Queste sono le verità, ci vogliono attaccare su tutti, che lo facessero. Io mi vanto e dico sempre le stesse cose, il confronto con la città per quanto mi riguarda è quotidiano e so perfettamente quello che è il pensiero dei cittadini avversari. Palazzine, cioè periferie, siamo puntualmente presenti anche in queste zone. È chiaro che qualche anomalia c'è perché il territorio è vasto, soprattutto in questo momento di ferie per quanto riguarda il personale, ma noi siamo presenti e interveniamo dappertutto, non abbiamo preoccupazioni di nessun tipo. La nuova giunta, la nuova amministrazione già sta operando in tal senso, stanno mettendo in essere provvedimenti, iniziative da subito ad horas per far sì che migliori tutto il servizio per la cittadinanza.